Boys, parliamo dunque di pugilato maschile, di box, lo facciamo in compagnia di Gianluigi Moffa, tecnico del Moffa Team Fighting, grazie per aver accettato il nostro invito, dell'altro tecnico del Moffa Team Fighting, Gennaro Moffa. Buonasera. E di Aziz Abbes Mojahedin, che negli ultimi campionati, quelli di Rimini, qui stavamo vedendo appunto le immagini, si è laureato campione italiano nella categoria 68 kg, avremo modo di parlarvi ovviamente della sua esperienza e della sua vittoria ai campionati italiani di Rimini. Partiamo però dal tecnico Gianluigi Moffa, sia Gianluigi che Gennaro sono tecnici federali, non si occupano soltanto di pugilato, però sul nostro territorio c'è una realtà importante e agli ultimi campionati italiani c'è stato anche il successo appunto di Mojahedin, si tratta di un successo importante per la nostra provincia. Sì, senza dubbio, Abbes è un atleta polivalente, negli ultimi tempi ha effettuato tutta una serie di risultati importanti, infatti oltre ad aver conquistato il campionato d'Italia di pugilato, lui già era reduce dal campionato italiano di karate Filcam, che ha conquistato sempre la medaglia d'oro, e campione italiano di kickboxing, tra l'altro proprio domenica scorsa abbiamo partecipato agli ultimi mondiali di kickboxing, dove appunto si è laureato campione del mondo di light contact nella sua categoria di 68 kg. Ha fatto un'ottima prestazione per quanto concerne il pugilato, dove ci sono stati oltre 80 match nei 4 giorni dell'evento di questi campionati italiani di pugilato, circa 250 pugili che si sono sfidati dal martedì fino alla domenica 28 di ottobre, e che la federazione ha incoronato ben 30 campioni d'Italia. Sicuramente Abbes ha fatto un risultato importante e ha confermato l'ottimo stato di salute del nostro team e del nostro movimento giovanile, che negli ultimi anni sta riscuotendo tutta una serie di successi. Gennaro Moffa, tra l'altro Aziz Abbes è giovanissimo, lui ha 14 anni, infatti ha gareggiato, come spiegava anche prima Gianluigi, ha gareggiato nella categoria School Boys, che spieghiamo e nel dettaglio ai nostri telespettatori, è la categoria che precede i Junior. Sì, allora gli School Boys è la prima categoria per quanto riguarda il pugilato agonistico e sono gli atleti che non hanno compiuto ancora 15 anni. Poi si passa ai Junior che sono 15-16 anni, youth, e poi via all'elite con prima, seconda e terza serie. Abbes nella sua categoria ai 68 kg ha sbaragliato la concorrenza, in semifinale ha trovato il campione dell'Abruzzo, dove rispetto a lui, che è molto più tecnico, era più volto su un pugilato di corta distanza, un pugilato sul corpo a corpo, ma è riuscito a superarlo con i suoi incroci e spostamenti. Poi in finale domenica ha incontrato il campione siciliano, diciamo che ultimamente la Sicilia, soprattutto per le nuove leve, è intanto stiamo vedendo alcune delle immagini, queste sono le immagini della federazione che raccontano appunto dei vari momenti per quanto riguarda le finali degli School Boys, è così? Sì, gli School Boys, appunto come dicevamo, hanno portato in finale numerosi atleti della Sicilia e, come regione subito successiva della Campania. In finale Abbes, stavo dicendo che si è scontrato con un pugile siciliano dove c'è molta attività giovanile e una notevole differenza anche per quanto riguarda i numeri di match. Lì in Sicilia l'attività, come dicevo, è molto proficua, il campione della Sicilia aveva ben 18 match nonostante la giovane età di 14 anni, il nostro pugile con i suoi 4 match è riuscito a tenergli testa per tutte e tre le riprese e alla fine è riuscito ad ottenere e a conquistare il titolo italiano. Come mai c'è questa tradizione così consolidata in Sicilia? In Sicilia sì, c'è la tradizione, è un movimento giovanile che sta negli ultimi anni portando fuori numerosi pugili agonisti delle prime fasce d'età.
È il movimento che lì c'è perché ci sono le riunioni e si combatte molto. Noi in Campania c'è da dire che ovviamente come pugilato è la fucina dei grandi campioni, la nazionale Diciamo che ci difendiamo bene. che avete vista alle ultime Olimpiadi, targata prevalentemente marcianise. Da ottimi risultati con medaglie strepitose. Noi collaboriamo con l'Excelsior di Brillantino e diciamo che agli ultimi campionati Schoolboys e Junior le 8 medaglie, gli 8 campioni italiani della Campania sono tutti targati marcianise tranne Abbes che è di Mercato San Severino, quindi questo è un orgoglio per noi e per tutta la Valle dell'Irno. Diciamo che c'è una forte concorrenza proprio in Campania e gli atleti da battere sono proprio quelli Sì, alla dell'area, fine dello zoccolo duro. superare la fase regionale è molto difficile perché la Campania è una o la regione più forte d'Italia, quindi accedere agli italiani diciamo che è un pre-impegno molto arduo. Essere campioni in Campania significa già avere un bel biglietto poi per le finali nazionali. Vogliamo ascoltare anche dalla voce di Abbes quella che è stata l'esperienza, un'esperienza così importante, immagino, in questo momento per la tua carriera. Sei giovanissimo, dicevamo in precedenza che hai soltanto 14 anni, però hai conseguito comunque un risultato importante sul ring a Rimini. Che esperienza è stata questa per te? Sì, è stata una bellissima esperienza perché è stato il primo campionato italiano che ho fatto di pugilato e posso dire che è stato molto emozionante perché ho incontrato altri avversari, che ho visto altri match, ho visto altri ragazzi che combattevano pure nei junior. Posso dire che mi sono aiutato con altri compagni di Marcianise, ci siamo dati forza e coraggio uno con l'altro, ci siamo fatti il tifo noi compagni e ci siamo aiutati molto. Stiamo vedendo Questo anche le sì. immagini appunto Di Rimini. di Rimini, del tuo Sì. incontro. È stato anche un momento appunto importante di confronto con Sì, altri atleti tuoi coetanei. questo qua che vediamo nel video è il primo incontro, la semifinale contro il campione dell'Abruzzo, che era molto, veniva sempre avanti, perché era più basso di me e cercava la corta distanza. Che incontro è stato questo? È stato molto duro, però lo incrociavo con il destro e a un certo punto una ferita grave al naso. Gli arbitri hanno deciso di sospendere l'incontro e darlo vinto a me. Allora ho vinto la semifinale al Terzo terzo round. round, prima del limite. Gianluigi, possiamo descrivere anche, dare qualche riferimento in più anche a livello tecnico sull'incontro disputato da Abbes? Sicuramente Abbes è un atleta che è molto mobile sulle gambe, nello stesso tempo ha degli arti lunghi, quindi lui ha fatto sicuramente una buona strategia, una buona tattica, in modo tale da mantenere lontano l'avversario e fermarlo soprattutto col destro, essendo lui anche bilaterale, quindi lui combatte sia in guardia sinistra che in guardia destra. Quindi in relazione poi un pochino alle caratteristiche dell'avversario, lui cerca di modulare la sua strategia tattica al fine di vincere l'incontro. Questo diciamo è una caratteristica del nostro team, in quanto noi l'agonismo diciamo non è un nostro punto di arrivo, il nostro obiettivo principale è quello di formare l'atleta e non solo, ma soprattutto quello di formare l'essere, l'uomo. Quindi innanzitutto noi facciamo una forma di attività sportiva volta soprattutto ad un sano e corretto apprendimento motorio. Quindi innanzitutto curiamo le varie capacità motorie, coordinative e condizionali volte ad un sano ed equilibrio sviluppo fisico. Quindi successivamente poi se l'atleta, lo sportivo è capace ed è in grado poi di fare agonismo, noi poi lo introduciamo all'attività agonistica. Infatti noi siamo una società sportiva multidisciplinare, per quanto riguarda gli sport da combattimento curiamo il karate, la kickboxing, il pugilato e anche altre discipline nelle loro varie sfaccettature.
quindi diciamo il nostro obiettivo è soprattutto formare l'essere, poi che riusciamo a conquistare dei podi, che riusciamo a conquistare delle vittorie, riusciamo a formare il campione, non è solo semplicemente un motivo di orgoglio. Come dicevo anche prima in serie di presentazione, Gennaro, sia tu che Gianluigi siete tecnici federali, multidisciplinari perché vi occupate anche di diverse discipline, non soltanto del pugilato maschile. Conciliare le varie specialità e queste varie discipline è consigliabile? Può portare anche a dei risultati diversi? Allora, diciamo che l'atleta nelle prime fasi agonistiche, di attività agonistica, è molto, può essere molto poliedrico se ha i giusti input da parte degli insegnanti tecnici. Quindi noi da parte nostra cerchiamo di dare più finalità agonistiche di modo da andare a cogliere le peculiarità dell'atleta per esaltarle. Quindi un atleta può essere spinto per passione ad un'arte marziale o ad uno sport da combattimento, ma poi le sue caratteristiche fisiche e psicofisiche possono indirizzarlo più proficuamente in alcune discipline, altrimenti altre. Noi, essendo dei tecnici di formazione, oltre come tecnici federali della Federbox, siamo anche maestri sesto dan di kickboxing e quinto dan di karate Filcam, portiamo l'agonismo ad un certo livello nelle tre discipline. Quindi quando vediamo l'atleta che si affaccia all'attività agonistica, all'inizio, se ha le doti fisiche e mentali per poter partecipare a più tipologie di combattimenti, anche per l'impegno per quanto riguarda il lato mentale, per il sacrificio come ore di tempo, lo coinvolgiamo. Quindi il caso di Abes, che lui riesce a vincere in tutte e tre le specialità in questa fase di età, è straordinario, non è una cosa semplice, significa che anche lui ci mette molto del suo, ovviamente. E quindi da qui poi è il trampolino di lancio per la specializzazione poi nella fase, diciamo, adolescenziale sui 17-18 anni e poi così via per il futuro. Noi abbiamo anche altri atleti che sono multidisciplinari con numerose vittorie, quindi diciamo che non abbiamo la meteora, abbiamo un team di atleti con vittorie sia nelle tre discipline del karate, della kickbox e del pugilato. Che hanno la possibilità poi di orientarsi, di sperimentare e poi di decidere anche il loro percorso. Esatto. Nel caso di Abes, che tipo di percorso attualmente tra quelli che stai affrontando in questa fase ti affascina di più? Io ho iniziato prima con il karate, ora sto cominciando la nuova esperienza nel pugilato. Mi sta affascinando molto il pugilato e penso di continuare, ma anche la kickboxing, che ho vinto il titolo mondiale nella categoria meno 69 kg e sono molto contento di continuare queste due discipline, la kickboxing e il pugilato. E mi affascina molto il pugilato, penso di continuarlo. È difficile conciliare queste tre specialità, anche se nel caso della kickboxing e del pugilato sono comunque più simili rispetto poi al karate? No, non è, è molto difficile, però alcune volte nell'allenamento facciamo tutte e tre le cose, perché nel karate si usano le gambe e le braccia, mentre nel pugilato solo le braccia, ma nella kickboxing come il karate braccia e gambe. Allora quando mi alleno con gli altri ragazzi ci alleniamo molto di braccia per chi fa il pugilato e di gambe per chi fa il karate e la kickboxing. Così continuiamo. Quindi diciamo che voi mantenete questo approccio interdisciplinare anche nel corso degli allenamenti settimanali? Allora, Abes non si è spiegato, ha sintetizzato un pochettino, nel senso che praticamente le sessioni di allenamento sono divise per le varie discipline, ovviamente. È un lavoro, diciamo, molto duro per gli agonisti da parte nostra per quanto riguarda la preparazione e la programmazione annuale, perché in base alle fasi annuali di preparazione poi vengono allenati e in base anche ai campionati che poi si presentano nei vari mesi durante l'anno.
Diciamo che per quanto riguarda la preparazione di braccia di pugilato, nella kick è identica, mentre per le gambe varia rispetto a quello del karate. Il karate poi ha tutta una sua peculiarità tecnica molto molto difficile sul controllo e sulla tecnica pura da applicare anche in fase di combattimento, e quindi ha bisogno di un lavoro tecnico oltre ad un lavoro di potenziamento psicofisico, come è più peculiare della kickboxing e del karate. Ma avere anche un bagaglio tecnico che fa riferimento al karate, come nel caso di Abbes, può facilitare il percorso anche nell'approccio con altre discipline? Sicuramente la scelta di tempo, la distanza, la tattica di combattimento, intesa non come tattica specifica della disciplina, ma come mentalità forma mentis dell'incontro, che poi è sul ring con delle corde, che è sul tatami di karate o che è sul tatami di kickboxing. Diciamo che l'esperienza in senso globale della gara, l'ansia della prestazione e via dicendo, viene allenata in tutte le competizioni, perché comunque sono competizioni di sport da combattimento. Quindi sicuramente chi si avvicina al pugilato agonistico come lui, nelle prime fasce agonistiche, avendo l'esperienza in altri sport dove l'agonismo parte prima, perché non c'è il contatto pieno ovviamente, è avvantaggiato su questi parametri, ovviamente su altri parametri meno, e quindi deve fare tutto il lavoro specifico per quella disciplina. C'è un atleta in particolare qui, ti ispiri, Abbes, non so se... visto che il tuo percorso nel pugilato è iniziato però da poco, c'è già un atleta in particolare che è diventato per te un punto di riferimento? È un vecchio atleta, che è Muhammad Ali, che è sempre di origine araba. Spieghiamo anche ai nostri telespettatori che tu hai origini marocchine. Marocchine, perché mio padre è del Marocco, di Casablanca precisamente. Come posso dire, Muhammad Ali prima non si chiamava Muhammad Ali, ma si chiamava Cassius Clay, perché era americano, afroamericano, e sempre di origine africana come me. E mi ispiro molto a lui, perché lui era un atleta molto... Prova da poco, insomma, non... tecnico e tattico. E come conosciamo tutti la sua famosa frase, vola come una farfalla, pungi come un'ape. E mi ispiro molto a lui. Penso di diventare come Cassius Clay e Muhammad Ali. Diciamo che è un riferimento, vola basso, Abbes Gennaro, per come no, è importante avere dei punti di riferimento e dei modelli di prestazione molto alti, perché significa che la strada è lunga. Anche perché c'è uno stile, lui comunque ha citato il più grande probabilmente di tutti i tempi, però c'è uno stile anche diverso nel pugilato oggi, o quantomeno c'è, certo, una fisicità diversa rispetto ai... Diciamo che il pugilato dilettantistico è molto molto diverso dal pugilato professionistico, dal pugilato di 20 anni fa al pugilato moderno. Il pugilato moderno è molto, possiamo tra virgolette parlare di molto schermistico, però ciò non toglie che i colpi arrivano e devono essere comunque messi a segno a contatto pieno. Quindi alla fine è un pugilato molto volto sulla velocità, sulla mobilità di busto, sulla mobilità degli spostamenti e sulle angolazioni. È un pugilato però, rispetto al pugilato di tanti anni fa o al pugilato professionistico, che diciamo può essere più visto in televisione, mentre il pugilato dilettantistico ogni 4 anni, fortunatamente ci sono le Olimpiadi e ce lo fa vedere, è un pugilato dove alla fine della terza ripresa i pugili non subiscono grandi danni, vuoi dalla preparazione atletica, vuoi dalle protezioni con i nuovi guanti no energy, vuoi dalla preparazione tecnico-tattica, che volta più che altro nelle 3 riprese non a spingere l'atleta, il pugile o il tecnico a portare il KO, ma a portare un incontro che va ai punti, perché è difficile, tranne le categorie dei massimi e dei super massimi, poter in 3 riprese andare a terminare l'incontro per KO. Quindi tutta la tattica del combattimento è volto appunto a far partire numerosi colpi che devono andare a bersaglio ed evitare appunto di riceverli con la mobilità dell'atleta stesso.
Gianluigi, voi lavorate molto sui giovani. In che età è consigliabile iniziare un percorso relativo al pugilato? Diciamo, per quanto riguarda il pugilato, in linea generale tutti gli sport da combattimento, a partire già dai 6 anni, dalle prime fasce di età, in quanto in realtà fino ai 12 anni i bambini non fanno un vero e proprio pugilato o altre discipline, ma bensì fanno un alfabeto motorio della disciplina che praticano. Quello che è importante è che devono sviluppare, e questo è un orientamento comune di tutti gli sport in generale, tutti gli schemi motori di base, devono sviluppare le capacità coordinative e poi già a partire dagli 8-9 anni le capacità condizionali, quali forza, potenza, ma soprattutto i bambini fino all'età di 12 anni fanno attività motore mediante un metodo ludico, quindi loro si divertono e poi giocando fanno questa disciplina che può essere il pugilato. Diciamo che il pugilato ha un pochino un forte ostacolo, che sono un pochino questi match che vengono trasmessi per televisione, un pochino il pugilato tradizionale che si immagina ancora, come ha detto pure Gennaro, al termine dell'incontro, i pugili sanguinanti. Questo non è più così, soprattutto per quanto riguarda i pugili dilettantisti, per il dilettantismo, in quanto è volto, è volto innanzitutto a salvaguardare l'incolumità dell'atleta, e il regolamento è volto soprattutto a un regolamento sui punteggi, quindi di chi riesce a fare maggiormente i punti vince, quindi non è volto all'abbattimento dell'avversario, ma soprattutto poi deve essere poi il tecnico, diciamo il team, che deve fare comunque uno sviluppo sano e armonico della persona. Quindi questo vale per il pugilato, ma anche per quanto riguarda gli altri sport da combattimento, le arti marziali. Oggi non è più così, sono soprattutto volte a sviluppare le capacità atletiche e armoniche dei bambini. Infatti noi non abbiamo solo ABES in questa fascia di età, ma anche altri atleti che sono poliedrici. Infatti al campionato italiano abbiamo un altro atleta qualificato, Romano Fiore, che a causa di un infortunio non ha potuto partecipare alla competizione, e anche Pinto Francesco, lo stesso un atleta molto valido, entrambi andavano comunque a medaglia. Quindi purtroppo loro, a causa di infortuni all'esterno degli allenamenti, non hanno potuto partecipare agli allenamenti, mentre raramente si fanno male in allenamento. Quindi solitamente i nostri atleti si fanno male sempre all'esterno, mai in allenamento. Chiudiamo con i vostri prossimi impegni. Abes, c'è qualcosa in calendario per quanto riguarda le prossime gare? Le prossime gare abbiamo nel karate l'Open della Campania, che si svolgerà a dicembre, e sarà questo venerdì. Ho un allenamento con la nazionale che mi accompagneranno i due maestri, Gennaro e Gianluigi Moffa. Quindi inizia anche questa avventura con la nazionale. La nazionale di karate. Grazie, ma sei orientato comunque più sul pugilato, mi sembra di capire. Sì, sì. Grazie, hai riassunto bene tutti gli impegni o manca qualcosa da ricordare? Sì, adesso per fine anno l'impegno importante sono per lui l'Open Internazionale della Campania, che rientra nel ranking sempre per la nazionale giovanile Filcam, insieme all'Open d'Italia, all'Open di Lignano e all'Open di Toscano, oltre ai campionati italiani ovviamente. E poi noi abbiamo i campionati italiani esordienti A per la Filcam a Ostia Lido a fine novembre, dove ci sono i suoi colleghi che nella fascia d'età precedente alla sua sono impegnati. Abbiamo già due qualificati, Bove Desideria come campionessa in carica dell'anno scorso e Izzo Davide vice campione d'Italia dell'anno scorso, più altri atleti che domenica si dovranno qualificare per le regionali. Quindi. Grazie, grazie, in bocca al lupo per i prossimi impegni, grazie a Gianluigi Moffa e a Gennaro Moffa, tecnici del Moffa Team Fighting, e grazie al piccolo campione italiano della categoria 68 kg nel pugilato, Abes Aziz Mujahideen, ancora in bocca al lupo per i prossimi grazie. Impegni anche nelle altre specialità sportive. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Opa.